camicia a quadroni hanno date in vita, gilet, cinturoni con fibbie, stivali e cappelli da cowboy. Si comincia a respirare l'aria di Terra Rossa a Rosciano di Fano, dove decine di volontari sono agli ultimi preparativi per organizzare 5 giornate immerse nel vecchio Far West. Sì, diciamo che da domani si parte e finalmente quasi tutto pronto. Partiamo subito con la grande manifestazione dei bambini vestiti da cowboy, con la reginetta del country, tutta maggiormente dedicata ai bambini e il loro divertimento, e premieremo tutti i bambini. Anche venerdì ovviamente incentrato sul country. Anche venerdì è la serata country per gli adulti, dove ci saranno i ballerini del country, dove la gente potrà esibirsi e approfittare di tutte le maestre e le scuole di ballo country. Sabato e domenica invece si va sul tradizionale. Sì, sabato e domenica è il liscio tradizionale, e anche giovedì quest'anno abbiamo aggiunto con i Balaonda, con Atos Donini, che ci ha dato la possibilità di fare un'altra serata di liscio anche in mezzo alla festa. Come sempre musica, divertimento, buon cibo con menù a tema e giochi per bambini. Sì, i giochi per bambini, dal trenino, le molle, i gonfiabili, tanti, il biliardone, tanti bei giochi per i bambini, tanto divertimento, tutto il campeggio degli indiani, le tende, il carro dei cowboy, diciamo come nel vecchio West, però ambientato ai tempi nostri.